Hai disonorato la nostra famiglia. C'è qualcosa di non umano in te. È Trapani con la sua provincia la protagonista del film Maria Maddalena, da ieri nelle sale cinematografiche, che ha come attori nei due ruoli chiave Rooney Mara e Joaquin Phoenix, già imperatore Commodo, nel capolavoro di Ridley Scott, Il Gladiatore, pluripremiato agli Oscar nel 2001. Una produzione internazionale che cominciò le riprese del film nell'autunno del 2016, proprio sul nostro territorio, in particolare a San Vito Lo Capo, con i suoi altopiani e la distesa di Castelluzzo. Un lavoro di ricerca di location certosina per ricreare, con la magia della macchina da presa, i luoghi dell'antica Galilea, 2000 anni fa, assai apprezzato dalle star americane che interpretano nella pellicola la principale seguace di Gesù di Nazareth e Phoenix, lo stesso figlio di Cristo. Il divo, che fra l'altro ha vissuto in lungo e largo la nostra città, abitando per settimane in un appartamento nel centro di Trapani, vicino all'antica piazza Mercato del Pesce. Una ricerca sul territorio svolta dal location manager Ivan Ferrandes, che oggi commenta di essere orgoglioso per aver contribuito a rendere Trapani palcoscenico a cielo aperto di 7 cinematografici di questa caratura, che oltre a promuovere la nostra terra, si pongono quali indotti economici tangibili per l'intero territorio, creando posti di lavoro ed estagionalizzando una stagione turistica sempre troppo breve. Adesso, continua il giovane manager trapanese, siamo in procinto di ultimare la preparazione di due grosse produzioni che vedranno le isole Egadi protagoniste a partire da maggio 2018. Ferrandes non si sbottona, ma sembra che una delle due sia italiana ed avrà come protagonista la famosa attrice romana Claudia Gerini. Ad ogni modo, il suo invito, come il nostro, è di andare tutti in sala per apprezzare le meraviglie che offrono le location del nostro territorio. In provincia, Maria Maddalena è visibile al cinema Arlecchino di Via Marconi a Trapani e all'Eden di Mazara del Vallo. Mi ascolteranno.